Cari amici, ben trovati. Questo episodio è dedicato esplicitamente ai collezionisti della penna stilografica cinese Hero 616, che ormai conta numerose, interessanti e divertenti varianti. La 616 di cui ci occuperemo in questo episodio è la Hero 616 Plus, la quale è una derivazione della versione 616 detta Jumbo o Doctor o Big. Può essere chiamata in diversi modi. Confronteremo quindi la 616 Plus con la 616 Jumbo Doctor. La Hero 616 Plus ci viene offerta in una busta con testi esplicativi quasi totalmente in cinese. Evidentemente questo prodotto è destinato esclusivamente al mercato cinese perché è l'unica riga leggibile proprio 616 plus. Per il resto sono tutti ideogrammi e numeri. All'interno della busta troviamo una penna ed una cartuccia di inchiostro nero, credo sia nero, sì. La presenza di questa cartuccia ci fa notare la grande differenza tra la 616 Plus e la vecchia 616 Dr. Jumbo, anzi non vecchia, diciamo la 616 Dr. Jumbo che è ancora tra l'altro perfettamente in produzione. Differenza che sta proprio, come possiamo vedere, nel sistema di carico dell'inchiostro, mentre la 616 Dr. Jumbo ha un sistema di carica aerometrico, il vecchio sistema aerometrico a pompetta. La Hero 616 Plus viene fornita con un converter a slitta con attacco universale tipo Pelican TP6. Ovviamente abbiamo la possibilità di utilizzare sia il converter che possiamo staccare, che le cartucce, sempre del tipo Pelican TP6. La forma esterna, come possiamo vedere, è praticamente identica. Il Differente è la gamma dei colori disponibili per i due modelli, mentre per la Jumbo sono disponibili, per la vecchia Jumbo sono disponibili tre colori canonici, nero, bordeaux e verde scuro. La 616 Plus è invece disponibile in colori più allegri e moderni, nero, bianco, celeste, giallo e aragosta. Il cappuccio della 616 Plus presenta la classica clip a freccia simil Parker, mentre il Givel non è altro che un tappeto di plastica dello stesso colore del fusto. Altra piccola differenza sta nella scritta Hero, presente sulla clip all'altezza delle piume della freccia, mentre nella Doctor questa scritta non è presente. Alla base del cappuccio la scritta Hero in cinese e la sigla 616 in numeri arabi, esattamente come nella versione Jumbo. La 616 Plus, come del resto la 616 Doctor Jumbo, è realizzata in plastica, sia nel fusto che nella sezione, ed ha il cappuccio in metallo. Il pennino è coperto, realizzato in acciaio, punta da 0,50 mm, a gradazione fine. Una piccola differenza tra le due 616 sta nella finestrella del controllo di inchiostro, che nella versione Plus possiamo vedere è leggermente più stretta. La qualità costruttiva generale, sia per l'una che per l'altra, è ovviamente di tipo economico. La 616 Plus,
con il suo cappuccio innestato che rimane sempre ben fisso, si impugna bene, decisamente è una penna classe Parker 51, quindi l'impugnatura è agevole ed è direi che anche abbastanza ben bilanciata. La lunghezza a cappuccio chiuso della Plus è identica a quella della Dr. Jumbo, 13,8 mm, scusate, 13 cm e 8 mm circa. Stessa cosa per il. Dovrebbe essere per il diametro del fusto, circa 11 mm e mezzo. La lunghezza a cappuccio innestato è invece di esattamente come la Doctor, 14 cm e mezzo. La 616 Plus pesa 14,7 grammi, quindi pesa un grammo meno della 616 Doctor. Probabilmente il minor peso è dovuto al sistema di alimentazione dell'inchiostro a converter, anziché il più pesante sistema aerometrico. A questo punto non ci rimane che effettuare la prova su carta di questa Hero 616 Plus. Seguiremo il suggerimento del nostro amico Zillo 62, quindi trasmetteremo la prova senza accelerazioni video e vi faremo sentire la voce della Hero 616 Plus. Infatti le penne stilografiche hanno una voce, che altro non è che il rumore che esse generano quando fanno scorrere il loro pennino sulla carta. Cercheremo quindi da questo video in poi di farvi sempre sentire la voce di ogni stilografica che recensiremo. Per la prova su carta utilizzeremo carta Rodia Notebook da 90 grammi ed uno dei nostri inchiostri di riferimento, il Parker Quink colore blu.
Per errore ho scritto qui nero, ma il Parker Quink era ovviamente, come potete vedere, colore blu. Nella prova su carta, la Hilo 616 Plus ha fornito, a mio parere, risultati positivi. La scorrevolezza nella scrittura è sempre un dato soggettivo e devo dire che personalmente mi ha soddisfatto. La punta del pennino si è ben comportata in ogni direzione, l'erogazione dell'inchiostro è stata ampiamente sufficiente. Così come la prova in modalità reverse. La continuità del flusso di inchiostro non ha avuto alcuna esitazione, mentre la flessibilità del pennino è ovviamente e naturalmente non pervenuta. Mi pare evidente come Hiro abbia voluto con la versione Plus rilanciare una delle sue penne più vendute, la Hiro 616. L'adozione del converter al posto del sistema aerometrico, che ha da sempre contraddistinto la fascia economica delle penne Hiro, si spiega, a mio avviso, con un minor costo di produzione di un converter rispetto ad una sacca aerometrica. Questo ovviamente oggi, mentre nel passato i converter costavano di più dei sistemi aerometrici. Ma oggi i costi sembrano essere invertiti. Inoltre, la 616 Plus si pone molto più in diretta concorrenza con la Jinhao 51A. La quale ha da sempre adottato il sistema di carica con converter. Tuttavia, basta confrontare le due penne. Basta, vi faccio notare vi faccio notare la superiore filettatura in metallo della Jinhao e la fattura del converter che è veramente. Abbiamo qui un converter a pistone contro un converter a slitta. E da qui ci rendiamo conto della netta superiorità costruttiva del Jinhao rispetto alla Hiro. Ovviamente parliamo della Jinhao 51A nella versione a pennino coperto. Al termine di questa recensione, la domanda sorge spontanea: comprare questa penna? Sì, senza dubbio, se si ha una collezione di Hiro 616, che ormai è diventato un filone divertente da collezionare. Sì, senza dubbio, se si utilizza nell'uso quotidiano una Hiro 616 aerometrica e si vuol passare al più comodo sistema converter cartuccia. Tuttavia, se si desidera utilizzare giorno per giorno una penna della classe intendo dire come da un punto di vista estetico, perché non c'è assolutamente paragone, ovviamente, Parker 51, classe Parker 51. Io consiglierei di utilizzare eventualmente la Jinhao 51A, penna nettamente superiore. Tuttavia, è bello ciò che piace, quindi. Ok, questa recensione pare sia finita qui. Spero veramente che vi sia piaciuta. In questo caso vi prego mettere un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Perché i prossimi episodi saranno veramente interessanti. Un saluto a tutti voi e grazie per la visione.